saluto a tutti gli amici del motorsport, benvenuti al 29esimo appuntamento con Toscana TV Motori. Vi ringraziamo per la crescente attenzione con la quale ci seguite. Inizieremo col parlare di un avvenimento speciale. Si tratta del rally storico dell'Elba, un rally che ha una grande tradizione, un prestigio assolutamente internazionale. Lo faremo con un servizio dedicato, servizio di Gianfranco Di Gennaro con immagini, per questo ringraziamo di ACI Sport. Mentre all'Elba si disputava il rally storico, nel Chianti avveniva la prima edizione di Strade Bianche Vino Rosso, un concorso di eleganza riservato a delle bellissime, a 15 prestigiose auto di charme. Ne sapremo di più fra poco. Non mancheranno gli ospiti qui a Toscana TV, come sempre prestigiosi. In particolare avremo la presenza di Alberto Salvini, pilota Doc Senese, quarto assoluto e primo fra i toscani all'appena citato rally storico dell'Isola d'Elba. Dal passato recente al futuro imminente presenteremo il rally di Pistoia. Non mancherà il correvoce di Gabriele Michi con immagini di Massimo De Mari. Come sapete, le notizie e le curiosità dal backstage del motorsport. E naturalmente ciliegina sulla torta i servizi firmati ACI Sport. Che dire, più che le parole poterono le immagini, poterono i reportage, quindi partiamo. Tre giorni di gara e 137 km crono non sono bastati per dare risposte concrete alle classifiche della 28esima edizione del Rally Elba per auto storiche. Tutto si è risolto negli ultimi 3 km della nona e conclusiva prova speciale, ma la gara elbana, mai scontata o banale, con l'edizione 2016 ha dovuto fare i conti anche col meteo avverso, che al venerdì si è espresso con pioggia e nebbia su molte speciali. Un rally, quello elbano, che è nella storia della specialità e che oggi non è diversa dal suo passato di evento affascinante e significativa, apprezzato da molti. È un rally che, diciamo, molto legato a questo territorio, un territorio particolare con delle prove molto belle che hanno fatto veramente sognare tanta gente. Il pubblico qui è un pubblico attento, un pubblico competente. Qui si è scritta la storia più bella del rallismo italiano negli anni 70, negli anni 80. Ed è giusto che ci sia la testimonianza di un rally storico come questo, perché ricalcano queste prove speciali le macchine che hanno reso importante questa manifestazione, così come è importante il rally moderno, perché continua la storia e non restiamo ancorati soltanto al passato. A livello sportivo, l'ottavo round del CIR per auto storiche ha visto il bresciano Pedro in testa dall'inizio alla fine, vincendo le prime due PS notturne e proseguendo senza risparmiarsi nelle restanti della prima tappa, flagellate dal maltempo in alternanza a sprazzi di sereno. L'eventualità e l'estrema variabilità meteo ha fatto soffrire molti concorrenti, compreso il vincitore, che sbagliando gomme ha pagato penalità a un CO, ma alla fine ha prevalso su tutti. Questa è la seconda volta, ma credo che sia stata la più dura sicuramente, non solo delle vittorie all'Elba, ma probabilmente una delle più battagliate gare della mia vita di sicuro. Abbiamo corso contro tutto, contro la nebbia, contro la pioggia. Oggi gli avversari straordinari sull'asciutto non immaginavamo. Volevamo però onorare questo quarto campionato con una vittoria e ci siamo riusciti. Io credo che più di così davvero non possiamo chiedere alla passione e al nostro sport. Con questo successo l'equipaggio della scuderia Isola Vicentina vince per la seconda volta il rally Elba storico e si aggiudica per la quarta volta il titolo europeo del quarto raggruppamento, facendo anche un deciso balzo avanti nella classifica del campionato tricolore auto storiche, che si concluderà fra qualche settimana a Verona col Due Valli. Secondo posto assoluto a sorpresa per Montini e Belfiore con la Porsche 911 dopo il ritiro del siciliano Guagliardo, stoppato ad un'uscita di strada quando terzo assoluto. Una piazza d'onore assoluta e anche il successo nel secondo raggruppamento per l'equipaggio bresciano. Abbiamo sempre attaccato dall'inizio alla fine, tranne sulle ultime due prove che dovevamo solo amministrare. Pensavo di aver vinto solo il secondo raggruppamento, invece mi dispiace per gli altri che sono usciti, ma siamo arrivati secondi assoluti. Le gare purtroppo sono così, finiscono
sul palco d'arrivo, è successo anche a me, quindi va bene così. Sul gradino più basso del podio i francesi Comas Roche, in difficoltà sugli asfalti bagnati affrontati sulla bianca Stratos curata dalla K-Sport. Un'auto che suscita sempre ammirazione e tanta, troppa nostalgia. Quarti assoluti, ma primo equipaggio toscano al traguardo, quello composto da Salvini e Tagliaferri, autori di una gara in rimonta ma rallentati nel finale da una banale rottura di un particolare della pedaliera della loro Porsche RSR. Restando tra gli equipaggi toscani, un po' appannati gli albani Galullo e Adriani, con la Fiat 128 Rally, che però hanno portato a termine una difficile gara. Ma sentiamo all'arrivo il senese Salvini. Sono felicissimo, però sai benissimo, un terzo assoluto, un risultato in un modo, il quarto in un altro, è molto vicino, però l'ho perso per una banalità e questo mi è dispiaciuto per un piccolo buloncino. Vabbè, dai, archiviamo, tutto bello, rally bellissimo, un posto spettacolare, prove meravigliose. Sfortunati il valtellinese Dazanche e il vicentino Lachi, fermati da problemi al motore delle loro vetture, rispettivamente Porsche 911 e Lancia 037. Il blasonato gentleman veneto, che aveva firmato venerdì la seconda posizione provvisoria di tappa grazie ad una prova di forza, ha copiato le traversie del lombardo Dazanche, anche lui costretto ad abbandonare quando quinto assoluto e secondo del secondo raggruppamento. Doppia sfortuna invece per il siciliano Riolo, che oltre a risultare secondo per soli 8,7 secondi dopo tutte le 9 PS in programma, ha dovuto alzare bandiera bianca nel trasferimento verso l'arrivo per l'improvviso cedimento della frizione, forse conseguenza della rottura di un semiasse anteriore negli ultimi chilometri dell'ultimo tratto cronometrato. Nel primo raggruppamento, ampio dominio dei torinesi Parisi d'Angelo con la Porsche 911, davanti di oltre 2 minuti a Giuliani Sora e ai finlandesi Norgard Amalainen con la BMW 2002T. Detto di Montini nel secondo raggruppamento, nel terzo supremazia dei bresciani Superti dell'Acqua, davanti all'austriaco Wagner e al biellese Rimoldi, tutti in gara con vetture Porsche. Finiamo, come spesso dice il nostro Gabriele Michi, è stata questa la 28ª edizione del Rally Elba Storico. L'abbiamo proprio preso in un momento di pausa e Fiori sta guardando uno dei trofei ambiti qui al Rally dell'Elba. Sì, stavo vedendo le bottiglie che i piloti fra poco stapperanno, brinderanno, perché anche su questo ci abbiamo lavorato. Sono bottiglie che personalizziamo e diciamo che fa parte un po' della nostra cultura di unire il tecnico anche al commerciale, che è quello che fa sì che ci permette di andare, di poter strutturare i nostri trofei in maniera altamente professionale. Alberto Salvini, Emanuele Baldaccini, Luciano Fiori e Piero Canale, la toscanità al completo. Iniziamo da Alberto Salvini, un pochettino mogio, però è sempre un bel risultato all'Elba. Un pochettino mogio perché l'Elba sull'ultima prova mi dà sempre dei fastidi, però da tutto sommato benissimo, si era partiti col piede giustissimo, ieri da dimenticare, oggi bene, tutto sommato quarti assoluti va benissimo, peccato per l'ultima prova, ho perso il terzo assoluto. Vabbè. Quando si vince va sempre tutto bene, ovviamente è andato veramente tutto bene, sono stati 3 giorni difficili di grande lotta con tutti gli avversari in gara, però come sempre una grande organizzazione, un ottimo risultato da parte nostra, coronato col campionato europeo, il quarto, quindi la toscanità più avanti di così era difficile. E qui entriamo nella parte economico toscana. Luciano Fiori, responsabile, soprattutto presidente di ACI Livorno Sport, che ha portato la seconda fatica dell'ACI Livorno a compimento. Intanto mi basta già quello che ha detto il Baldaccini, cioè che ha detto grande organizzazione, quindi già quello lì potrei andarmene, però
dobbiamo fare anche conti con la parte economica e ovviamente ci siamo contornati di validi sponsor, a cominciare ovviamente dal Comune di Capoliveri, che devo ringraziare personalmente in maniera profonda per l'accoglienza e per quello che ci dà. Noi diamo, ma ci viene anche dato. Devo dire un grazie alla Bardal, storica azienda nel settore dei motori, con la speranza di poter continuare, di poter ampliare i nostri rapporti. Dopo tanti anni credo di avere la capacità di valutare quello che avviene in una manifestazione sportiva, in una gara. Qui ho visto delle macchine, dei piloti che secondo me fanno invidia a gare molto più blasonate e di livello attuale. Io sarei che essendo vintage mi appassiono di più alle macchine vintage, però devo dire che qui ho visto, e non perché qui ci sono due giovani che guidano, però ho visto delle cose qui che, vedendo i rally diciamo di attuali, mi hanno quasi impressionato in senso positivo, perché le macchine sono fantastiche e la foga, l'animosità che mettono questi piloti è fantastica. L'impegno soprattutto con questi nuovi amici dell'ACI Sport di Livorno, che sicuramente proseguirà come supporto, e ci auguriamo di vedere sempre più piloti, di gente ce n'era tantissima, e sempre più competizione, perché dove c'è Bardal c'è competizione. In fondo i capricci del tempo, solo due o tre brevi scrosci per fortuna, non hanno rovinato nulla, anzi hanno dato quel tocco di piccola eroicità romantica in più che ben si abbina all'assunto dell'evento, strade bianche e vino rosso, simboli che parlano da soli. Ed è stata proprio una buona coniugazione tra le bellissime 15 auto di fascino di raro appeal in concorso di eleganza ed il territorio appunto e le sue eccellenze. E non poteva esserci quadro migliore per il Memorial Roberto Segoni, cui l'evento era abbinato, l'indimenticato architetto e designer fiorentino, talento delle linee, delle auto e non solo. Intensa dunque la giornata, riviviamola. Panzano in Chianti, dove c'è questa manifestazione di vino al vino, che è la manifestazione conclusiva di tutte le manifestazioni che abbiamo fatto sul vino nel comune di Greve in Chianti, riguarda i viticoltori di Panzano. La settimana scorsa abbiamo fatto l'Expo del Chianti Classico, la 46esima edizione dell'Expo del Chianti Classico a Greve in Chianti, invece è la manifestazione che raccoglie tutte le aziende degli 8 comuni del Chianti Classico. Questa è invece la manifestazione conclusiva del nostro comune, che riguarda le aziende di Panzano. Abbiamo diciamo una sinergia oggi fra auto storiche e la nostra festa del vino, e quindi siamo veramente contenti di poter creare questo momento così importante di eccellenza. Quest'auto, la sua storia e come è nato il feeling con lei? Ma la vettura è del 71, io la comprai ormai più di 20 anni fa da l'unico proprietario, e quindi con me è il secondo proprietario, quindi la storia della vettura è completamente sotto controllo. È una vettura certificata dalla Maserati e insomma si porta bene i suoi 46 anni, perché appunto è del 71. Ecco il feeling, dicevamo, come è nato? Ma è una mia passione per il marchio Maserati, ne posseggo altre due, e questo in modo particolare perché tra l'altro aveva la possibilità di ospitare 4 persone, e quindi figlio, moglie, e quindi questa qui è nata questa in modo particolare per questo modello, insomma, ecco. La mia Alfa è una bellissima macchina che era da un professionista di Firenze, che poi l'ha regalata a un avvocato, poi a una nipote, e poi questo avvocato me l'ha regalata a me tanti anni fa, nel 1979.
e da quell'anno lì io poi la trasformai da corsa, poi l'ho ritrasformata stradale e ora ce l'ho così. Vedete che ieri sera non ho fatto in tempo a rimettere le borchie, a trovare le borchie, però l'ho curata un po', ho migliorato in alcune cose, c'ha le ruote bimetalliche, insomma queste cose qua. Amici sportivi, buonasera. Abbiamo con noi finalmente anche la fortuna di avere il primo equipaggio toscano classificato al recentissimo Rally Elba storico. Alla mia destra Alberto Salvini, si vede perché è bello tosto, bello grosso. Buonasera. Alla sua destra invece ancora Davide Tagliaferri, navigatore di buonasera. Alberto. Buonasera a tutti. Alla mia sinistra vi avevo fatto una promessa, eccolo, Simone Sartori, figlio di Adriano, CEO della Maxi Car Racing, l'azienda che con noi ha un particolare rapporto visto che ci veste e che soprattutto questa sera siamo tutti vestiti dall'Aurora. Ciao Aurora. Buonasera, buonasera. Ciao Aurora, grazie. Ciao, ciao. Dunque, veniamo immediatamente a voi. Alberto Salvini, mi hai detto prima, classe 68, quindi sei very young, anche se sei una mezza montagna. Perché ti sei appassionato delle storiche? Ma ero appassionato di rally e così per la scommessa ho provato in questo settore e sinceramente mi sono trovato bene. È un bel mondo, tutti amici, c'è un bel rapporto fra piloti, e bello, sinceramente siamo... È un po' come i rally di una volta, insomma, non solo le vetture. Quello non te lo so dire, però l'organico delle gare, così sì, assistenze libere, cioè meno obblighi naturalmente, un po' più libera. Vabbè, adesso ti faccio una domanda, non c'entra nulla con i rally, tu sei senese, giusto? Sì. Di che contrada? Della giraffa. Quindi nulla a che fare con la lupa? No. Assolutamente. Che colori ha la giraffa come contrada? Rossa e bianca. Rossa e bianca, perché tu c'hai la macchina, la Porsche, nero e verde? Verde. Vabbè, è nata così, era un verde Viper e abbiamo mantenuto il colore. Boh, vabbè. E passiamo a Davide Tagliaferri, classe 66, fiorentino. Sì. Di dove? Barberino Valdelsa. Barberino Valdelsa, quindi non città, fiorentino come... No, provincia 25 km da... E il tuo innamoramento con il rally come nasce? Ma nasce non... da una regolarità fatta per gioco con un amico con cui abbiamo... condiviso varie regolarità, poi stando nel mondo, conoscendo Alberto, è stato lui forse il fautore di tutta questa cosa, mi sono avvicinato ai rally e da lì ho cominciato a navigare sia lui che anche qualche rally storico, qualche rally moderno. Dunque ragazzi, vedete che noi siamo tutti e quattro con camicia bianca, 3 su 4, una azzurra, non perché lui, non so, è un'insegna nazionale, ma perché... la camicia azzurra è sintomatico dell'azienda Maxi Car Racing. Se andrete in azienda da loro li vedete, sono tutti vestiti nello stesso modo e questo è anche giusto perché così sono ben identificabili. Dunque, tuo padre Adriano, CEO di Maxi Car Racing, ci ha spiegato poche settimane fa tutto cos'è stata tutta la sua ideazione per questa azienda, che è una valida e solida azienda toscana e che soprattutto vede in te un, diciamo così, futuro roseo. Speriamo. Quindi un speriamo. Colore un po' diverso dalla tua camicia. Certo. Però fondamentalmente, ecco, di che cosa ti occupi in Maxi Car? Beh, soprattutto faccio commerciale estero. E quest'anno siamo andati molto bene, abbiamo fatto molti clienti all'estero, abbiamo molti nuovi prodotti, stiamo spingendo forte. E, insomma, qual frutti... è l'ultimo nuovo prodotto che avete importato? Beh, non c'è proprio un ultimo perché abbiamo importato la Tilton, abbiamo importato la Longacre, abbiamo importato la Setrab, la Stack, ci stiamo muovendo adesso per importare altre nuove cose, abbiamo delle fiere e speriamo di concludere. Ragazzi, non che vi ha detto dei nomi così a caso, per chi è un po' fuori dal motorismo sa che per esempio la Stack fa solo strumentazione d'avanguardia, la Tilton fa frizioni carboceramiche. Frizioni, carboceramiche, cera metalliche, carbonio. Tutto materiale veramente top, veramente top. La cosa bella è proprio questa, che vai da loro, sembra che sia un'azienda così
tranquilla, a cominciare da Achille, questo maxi Alano Arlecchino che ti viene incontro ondeggiando, e poi invece scopri veramente un'eccellenza. A noi piace dimostrare che, come in Toscana, esista l'eccellenza nelle piccole cose, ma soprattutto nel racing. Alberto, vengo a te. La scelta della Porsche perché? Ma non siamo partiti da Porsche, perché sono partito con la Lancia Fulvio HF, una bellissima macchina, fantastica, che ricorda un po' i rally forse italiani, Alessandro Monari e quant'altro. E poi mi sono dirottato sulle Porsche perché al momento era una macchina, come tutt'oggi, era una macchina da assoluto, una macchina di una certa importanza che uno si poteva permettere, o perlomeno di avvicinarsi a degli obiettivi più importanti. E niente, ho preso questo Porsche, non questa che ho adesso, e poi quella è stata venduta, ne ho presa un'altra, e quando sono arrivato a questa Gruppo 4, che questa fra parentesi è un mezzo che ha vinto, se non erro, 2 anni europeo, perché era macchina di Totò Riolo, che era lì da Balletti Motorsport, lì che seguono la macchina, e niente, abbiamo fatto questo accordo, e grazie a loro che niente, mi danno una mano, a loro, a Facenza Corse e quant'altro, bene, gareggiamo, facciamo queste gare in italiano e 2 gare all'europeo. Veniamo a Davide. Tu mi hai detto che hai iniziato nei rally così, diciamo, con vetture moderne. Sì, anche con vetture moderne. Anche con vetture moderne. Anche con vetture moderne, sì. All'interno dell'abitacolo, sì. Così, un segreto, com'è Alberto? Alberto è pretenzioso. Pretenzioso per certi aspetti, però per altri diciamo che è abbastanza consapevole che la nostra è più una conoscenza personale, sicché riusciamo insieme a non essere così professionali, ma anche divertirci e stare bene. Che è la cosa base delle gare. Per base, cui... certo, senti un po' Alberto, ma quando hai sentito che nell'ultima speciale la tua pedaliera faceva un gioco strano, eccetera, qualche moccolo l'hai tirato? No, guardate, tenere la calma più possibile, e grazie anche a Davide che mi ha detto guarda di uscire dalla prova in qualsiasi modo, guarda di non cambiare meno possibile, portiamola fuori, è un gran risultato uguale, che sappiamo bene che un rally come l'Elba, però ero consapevole di essere terzo assoluto, un terzo ha un certo valore e un quarto ha altri. Ho sperato fino in fondo di poterlo salvare, ma per 2 secondi non ce l'abbiamo fatta a salvarlo, siamo quasi. Grande risultato uguale, però purtroppo per questo inconveniente tecnico che fondamentalmente si è svitato questo bulone, come vogliamo chiamare, ci ha fatto perdere questa posizione. Però vabbè, questo fa parte delle gare. Senti, tu e il tuo navigatore avete un vostro sponsor sulle camicie che inizia con la parola vittoria. Tu l'anno scorso la vittoria l'hai raggiunta, se non sbaglio, al Rally delle Valli Aretine, la prima gara, se non la sbaglio. La prima gara dell'italiano, sì, a Rally... Ecco, se ti dovessi chiedere, fare un paragone fra la vittoria ad Arezzo e il quarto posto all'Elba, è possibile oppure no? Ma allora, la vittoria a Arezzo è stata fantastica, anche perché è un rally che è cresciuto molto, l'organizzatore l'ha portato a livello in pochi anni strepitoso, a dir poco, perciò, però è bene dire che un rally come l'Elba ha un fascino particolare. Tra parentesi, io ho avuto la fortuna nel 2011 di fare l'assoluto, di vincerlo, nel 2013, se non erro, con l'Audi 4 sono arrivato secondo perché mi si è sfilato anche lì a penultima prova speciale un manicotto della turbina e ho perso 46 secondi quando ero primo di 50 secondi, e si è perso anche allora per 1 secondo e 6, lì siamo arrivati secondo. Però l'Elba ha sempre un fascino particolare, arrivare in fondo e lottare, fare qualche bello scratch o stare lì in bagarre è una cosa molto importante che ti appaga. Beh, ragazzi, abbiamo già scoperto che l'anno prossimo, se rifà ancora l'Elba, la prima cosa è passare in chiesa, una bella benedizione, perché la maledizione dell'ultima prova è già la seconda volta ti colpisce, no? Vabbè. O no? In effetti sì, aveva sti occhiali neri con sta montatura verde, che era leggermente, diciamo così, arrabbiato, perché l'ho visto poco prima del podio, e in effetti capibile, perché quando tu sei lì dopo 3 giorni di gara, acqua, nebbia, sole, ne è passati tutti i colori, e perché ti si smolla qualcosina nella pedaliera,
perdi il terzo posto per poco più di 2 secondi. Sinceramente gli attributi cominciano a girare più vorticosamente nelle palette di una turbina, però alla fin fine sono le corse. Le corse poi danno quello che ti tolgono. È tutto un dare e avere che nella vita si somma e si bilancia. Certo, vero o non è vero? Sì, è vero, però ecco, diciamo anche che, guardando anche l'aspetto tecnico della nostra gara all'Elba, forse una conoscenza più approfondita dei pneumatici da bagnato nelle 2 prove bagnate ci avrebbe aiutato. Le abbiamo usate poco e usandole poco, non, prima di capire come funzionavano, forse abbiamo perso qualche secondo anche su quelle 2 prove. Calcolando che praticamente il rally, voi siete massimo 4 giorni che eravate ancora con sulle tute, le splendide tute nero e verde fatte da, sempre da Aurora, vero? Vero. Boh, che ha un occhio particolare per le taglie delle persone, perché riesce sempre a fare, pur non prendendo le misure, riesce sempre a fare in modo tale che uno non è vestito o costretto, ma è abbigliato, la cosa più giusta. Esatto. Dunque, la condizione maggiore, voi che l'avete fatto da poco, è finito da poco, Re dell'Elba, queste strade che sono il proscenio di anni e anni di rallismo, come le avete trovate? Esempio, io ho visto un vostro camera car sul Volterraio, io quando l'ho fatto nel 74 era tutto di terra, adesso è tutto asfaltato, però quando entri in quella destra-sinistra-destra in mezzo alle vecchie mura, ti viene un qualcosina di... Quello che noi chiamavamo il canyon è sempre un passaggio bellissimo. E poi c'è quella lungo in fondo tutto S e poi la staccata 50 metri destra 1. Staccato sul... La ricordo ancora bene, Certo, è quella. È bella, bellissima. Quando arrivi lì e non vedi la strada, perché vedi il mare, lì è veramente... No, l'Elba riusciva a dare quelle emozioni particolari, purtroppo più di... Come dico sempre io, 50 kg fa io, perché quando correvo ero molto più magro, però con la 125S nel 70 e fischia, era una bella cosa, perché allora era veramente un rally completo, asfalto, terra, certo. Adesso praticamente di terra non ce n'è più. Niente, no, terra non ce n'è. All'Elba non ce n'è più terra. No, d'altra parte è una un'isola votata al turismo, deve fare. E hanno cercato di migliorarla per tanti aspetti e naturalmente le strade sono state una delle prime cose che hanno. Avete notato che c'era veramente tanto pubblico lungo il percorso? Più pubblico che sempre. Sì? Più pubblico, ma non solo all'Elba, in quanto anche altri rally abbiamo notato che l'avvicinamento ai rally storici di personaggi sta crescendo e sta appassionando, forse per le macchine, per il rumore del 6 cilindri, della 037, di, insomma, qualsiasi macchina che partecipa al suo fascino, e molto pubblico è appassionato e capisce, ecco, che il rally storico ha ancora il suo valore. Io ho visto gente veramente che applaudì, stava lì, vedeva le 37, l'unica Stratos presente, dico, ma lo stuolo di Porsche, quante Porsche eravate? 6 o 7? Ma anche 12 o 13. Poi vabbè, i 2 austriaci a bordo del loro Audi 4, perché loro sono molto nazionalisti, eccetera. Come poi c'era anche la Skoda Felicia, per dire, sì, della norvegese. Ho visto anche nel graffiti e nell'altro, nel memoria delle vetture che oramai la gente forse non si ricorda neanche più. Sì, infatti. Comunque un bel revival, molto molto bene, perché poi è cultura. Ultima cosa, nella prima prova, quella notturna all'interno di Capoliveri, com'era questo fascino di correre in mezzo alle case? Ma quella è una prova per me fantastica, fra parentesi ho avuto la fortuna di vincere spesse volte, anche le prime due o tre edizioni me le sono aggiudicata io. Poi sinceramente la notte a me fa piacere correre. E infatti l'ho dimostrato, perché se fosse andato nella prima tappa, se si voglia chiamare, quando è stato le prime 2 prove di notte, senza ombra di dubbio si poteva lottare la vittoria assoluta, perché siamo partiti veramente col piede giusto, addirittura all'intermedio della 26 km avevamo il secondo tempo assoluto dietro a Pedro per 1,5 secondi, gli altri erano tutti dietro e ce ne siamo portati fino in fondo, avevamo proprio veramente il passo giusto e si era messo tutto bene. Purtroppo il giorno dopo è cambiato tutto e ci ha un po' sacrificato, purtroppo, perché c'è stato svariati problematiche,
minori, fra parentesi, visto vetro annebbiato, tronchi in mezzo alla strada, di tutto, di più, perché purtroppo se era un Camel Trophy non... Diciamo, quelle cause di forza comune che quando prende il via i rally purtroppo possono succedere. Certo, certo. Buon, ragazzi, siamo arrivati in su anche noi sul rettilineo d'arrivo. Che gara farete dopo questo Elba? Stiamo pensando al Due Valli di Verona, stiamo ancora valutando. Per la degna conclusione della stagione. Sì, l'ultimo rally del campionato italiano. E l'ultima risposta molto sprint, ma voi quelle garette che si fanno a fine anno in circuito, o gli pseudo rally, non vi piacciono molto? No, tutto piace, però ci vuole tempo, quadrino, tutto. Anzi, voglio ringraziare la Piacenza Corse, la Vittoria Assicurazioni, che grazie a loro ci danno una mano, è un bel supporto e sono delle persone squisite. Vedi come si fa. E anche la Masticar Racing, che mi sono non lo dire, poi lo chiedono tutti. Peccato in castagna, e alla fine anche la Masticar si è salvato in corner. Salvava un calcio d'angolo. Vabbè. L'Aurora, dai, facciamo così. Se no l'Aurora dopo gli tira le orecchie, eccetera, eccetera. Beh, insomma, ragazzi, credo anche di aver sdoganato la prima uscita televisiva di Simone Sartori. Ve l'avevo promesso, eccolo qua. Mi sembra che sia abbastanza tranquillo. Ha capito che essere qui da noi è come stare al bar dello sport, si dialoga, si parla, fin dei conti cosa sono? Qualche milione di persone ci guarda, perché in effetti noi abbiamo una buona audience, per cui è così, al limite parliamo, siamo l'unica emittente che parla di motorismo regionale allo toscano, stato allo stato puro, dando non uno sguardo solo ai primi, ma soprattutto a tutti, a chi parte per ultimo, a chi ha varie problematiche, eccetera. E poi soprattutto dando spazio agli organizzatori, quindi questa è una cosa basilare, perché grazie a loro che noi diamo una valida copertura alle vostre gare. Grazie Simone, grazie Alberto, grazie Davide, grazie a tutti, alla voi. Prossima. Amici sportivi, eccoci ancora con un valido rappresentante del motorismo toscano. Alla mia sinistra Gianni Melani, uno dei responsabili della scuderia Pistoia Corse, che ci divulgherà e ci darà le notizie sulla prossima edizione del rally Città di Pistoia. Se non sbaglio, la 37esima edizione. Siamo giunti alla 37esima edizione. Bene, raccontaci da dove partite, cosa fate, quante iscrizioni prevedete di avere, tutto quanto. Hai un tot di minuti dove informare la gente sulla vostra gara. Beh, sulle iscrizioni, sai, fino a che non chiudono si spera sempre di averne un bel po'. Comunque il Rally Città di Pistoia sarà sabato 8 e domenica 9 di ottobre, e il quartier generale sarà il Narseri Campus di Vannucci Piante sulla via Bonellina, e la gara si svolgerà a Casalguidi, quindi siamo nel comune di Serravalle Pistoiese. La partenza sarà proprio dalla piazza di Casalguidi il sabato pomeriggio alle ore 16:30, per fare quattro prove, quindi la classica Montalbano, che poi è la San Baronto, fino ad arrivare all'abitato di Mogherino, e quest'anno una novità che è la prova di Gello, prova già fatta negli anni passati, ma che viene riproposta al sabato. La cosa bella è che il sabato saranno quattro prove, di cui due interamente notturne, perché dopo il riordino in centro a Pistoia, in Viale Roma, quindi nella centrale Viale Roma, proprio vicino alle poste, che ci ospita di nuovo, insomma, da tre anni a questa parte. Siamo il salotto buono della il città. Il salotto buono della città, poi accidenti, il sabato sera gli equipaggi andranno a riordino alle 18:30, quindi è l'orario in cui, insomma... Lo struscio, l'aperitivo. C'è lo struscio, c'è l'aperitivo, quindi a noi questo ci fa molto molto piacere, infatti anche lo scorso anno abbiamo avuto un bel po' di pubblico a vedere, insomma, le macchine da corsa. Da lì riprenderanno le prove alle 20:30, alle 21:40, quindi... Sono due prove interamente notturne, quindi aumenta la difficoltà. Certo, diciamo il rally vecchio, old style. Il rally old style. Poi per andare tutti a dormire e mettere... Notte di riposo e poi dopo la mattina sveglia alle ore 8. Ma anche le 7:30 con la ripartenza sempre dall'abitato di Casalguidi per andare a percorrere due prove speciali, tra cui una inedita che è la Casore del Monte, in versione quest'anno più allungata, perché è una prova di circa 21 km, quindi però, prova molto bella. Una prova che farà selezione. Tra l'altro sarà percorsa per ben due volte nella giornata di domenica. E qui veramente i ragazzi che si occupano del percorso hanno fatto veramente un ottimo lavoro, perché andare a coprire una prova di 21 km con
postazione per gli ufficiali di gara, mezzi di soccorso, insomma tutto quello che serve effettivamente è un lavorone. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Quindi ci sarà la Casere e la classica Montevettolini, che è ormai un must del Rally Città di Pistoia, che insomma un po' tutti conoscono. Da qui avremo un bel riordino in Piazza Quarrata, nella centrale Piazza di Quarrata, dove ogni anno insomma c'è veramente tanta gente, anche perché poi è un riordino come ci, nell'ora a mezzogiorno, quindi nell'ora insomma anche qui dell'aperitivo, vedi, si va sempre a prendere gli orari dell'aperitivo, gli orari, vedi, sia il sabato sera a Pistoia che a Quarrata la domenica, per poi ripercorrere le due prove, quindi di nuovo la Casore e di nuovo la Montevettolini. Passeremo da Monsummano Terme, sempre nella piazza centrale di Monsummano, la piazza Giusti, per fare l'ultimo riordino, per poi mandare tutti i concorrenti all'arrivo, al palco d'arrivo, che sarà di nuovo davanti al comune di Casalguidi. Quindi insomma è una kermesse di due giorni, perché il rally, come tu sai, inizia al sabato mattina con le verifiche, certo, tecniche, e poi dopo termina sempre sul palco d'arrivo e sportive, bene, bene o male quasi 48 ore dopo. Circa 48 ore dopo, sì, infatti. Senti, la validità di questo, di questa vostra gara qual è? Perché non è solo una gara toscana, ma una validità anche per la Coppa Italia. Bene, perché per i più che ci ascoltano, che cos'è questa Coppa Italia? La Coppa Italia è un si può chiamare challenge, insomma, è un trofeo che ha organizzato la nostra federazione, quindi ACI Sport, e ha creato delle zone e ha selezionato alcune gare che questo qui portano a questo trofeo chiamato Coppa Italia, quindi autorizzato dalla federazione. Quindi oltre a noi c'è stato l'Elba, c'è stato insomma altre gare, noi siamo l'ultima, quindi siamo quella che chi si gioca la Coppa Italia poi verrà da noi a, infatti, cercare di vincerla. Avete tirato dalla vostra parte un personaggio molto ecologico, che però vi permette di avere una location particolare, ma vorrei che fossi tu a spiegare un attimino questa Nursery Campus. Beh, il Nursery Campus è una struttura creata da Vannucci Piante, molto molto bella, è una struttura a test dove c'è un insieme di ambienti biologici, tutto quello che riguarda ovviamente quello che è il cuore di Pistoia, quindi sono le piante. Hanno creato, quindi lì ci fanno stage, vengono persone da tutto il mondo, quindi anche poco fa hanno fatto una festa con imprenditori e ragazzi, insomma un pranzo, e quindi per noi essere lì è veramente un prestigio, è veramente un prestigio. La struttura è nuovissima e dà un lustro a quello che è la nostra gara, essere presenti davanti. Però generalmente qua, se ci fossero ancora i verdi, comincerebbero a storcere il naso, perché dicono lo sport dei motori è uno sport inquinante, non è certo diciamo così tinteggiato di verde, poi le piante servono sia con la funzione clorofilliana a fare in modo che fanno tornare sani i veleni che queste vetture producono, eccetera eccetera. In realtà poi con le moderne benzine non è tanto così, però è bello che almeno una gara sia supportato da chi o da persone che almeno hanno come spirito intrinseco l'ecologia. È vero, è proprio così. Considera che al giorno le macchine di oggi hanno il catalizzatore, anche le macchine da corsa, quindi che sia una cosa buona o no, questo vabbè. Però in ogni modo gli scarichi sono più controllati sulle macchine moderne, e quindi perché no? Bene, adesso una domanda prevalentemente numerica. Tutta la vostra bella gara, abbiamo detto che dura 2 giorni, 8 prove, 4 da ripetere 2 volte, per un totale di chilometri? I chilometri sono, devo leggerli, sono 340 chilometri. Di trasferimento in tutto. E di prova speciale? La gara, no, 340 chilometri è la gara, la lunghezza totale della gara. Le prove speciali sono circa 103 chilometri. Ah, però oltre i 100 è già una bella, oltre 100, una sì, signora sì, gara. Sì, sì. Calcoliamo che una tappa del CIR, adesso campionato italiano rally, ripeto sempre come acronimo, varia dai 75 agli 80 chilometri, è una signora gara. È una signora gara, sì sì, ci siamo impegnati proprio a raggiungere quest'anno il traguardo dei 100 chilometri di prova speciale, proprio per dare un prodotto a chi vorrà venire a correre da noi, per stare in macchina insomma un po' di più e fare
i 100 km di prova speciale. Questa gara ci ha sempre dato delle ottime soddisfazioni e degli ottimi risultati, sia a livello di iscritti che equipaggi che sono diventati repeaters del rally di Pistoia, quindi vengono spesso a correre il rally di Pistoia perché sanno il prodotto che trovano, quindi sanno come la Pistoia Corse lavora e quello che va a proporre agli equipaggi. Quindi è una soddisfazione. Vedremo quest'anno anche con questo format di rally più lungo, insomma allungato, e con, premiante o meno, con un prestigio in più di Coppa Italia, quindi vediamo quello. Bene, caro Gianni, ma secondo te le iscrizioni non sono ancora chiuse, giusto? No, assolutamente. Anzi, di solito, come so, qua in Toscana ricevono una decisa accelerata verso gli ultimi giorni. No, l'ultimo giorno. Sì? Boh, l'ultimo giorno. Secondo te, che ovviamente speri sempre di raggiungere delle cifre che anni fa magari erano consuetudine e che adesso invece sono un po' miraggi, dove sperate ad arrivare? Ma noi puntiamo a raggiungere almeno a raggiungere i 100 iscritti. Le iscrizioni sono già aperte, sono aperte dall'8 di settembre, perché insomma le gare aprono un mese prima le iscrizioni. Sì. E già ad oggi abbiamo più di 50 equipaggi iscritti e che ci hanno confermato l'adesione. Stiamo aspettando ancora qualche big, insomma, vediamo un po' quello che arriverà, anche considerate che le iscrizioni chiudono il 3 di ottobre, quindi, come ti ho detto prima, probabilmente l'ultimo giorno... C'è tempo ancora per una puntata di Correvoce del nostro Gabriele Michi per sentire tutti i gossip pre-gara. Sì, lui è più specialista su questo. Abbiamo notato che questa nostra rubrica permette di favorire determinate condizioni, anche per chiudere i budget, per cui non è male. Giusto. Bene. Ti ringrazio di essere stato il nostro ospite, spero che il pubblico abbia capito esattamente che il Rally Città di Pistoia è una gara da non perdere. Se volete fare un ottimo weekend a Pistoia, città che ha veramente un centro storico anche direi molto appetibile dal punto di vista della visibilità, delle strade antiche e anche di alcuni scorci molto pittoreschi come ho potuto vedere qualche settimana fa, è veramente un weekend che vi consiglio. Grazie Gianni, porta tutti grazie i nostri saluti alla scuderia Pistoia Corse e, come si dice sempre in gergo, in quel posto là alla balena. Amanti del motorsport toscano, ecco a voi un'altra coppia di smandrapati del volante, smandrapati ovviamente in termini amichevoli. Alla mia destra Claudio Fanucchi, alla mia sinistra Simone Giorgi. Vero. Se ti fossi chiamato Simone Giorgio, sai che casino. Vero. Vabbè, lasciamo perdere. Classe 80 lui, classe 85 tu. Quindi esatto. Fai anche da professore in macchina. No, essendo giovane, col cavolo. Ambedue sono. Simone addirittura fa il doppio lavoro, cosa che se per caso lo sanno i sindacati, siamo una roba allucinante. Omettiamo. Alla mattina fa il progettista di impianti civili e industriali e per la sicurezza del lavoro, e al pomeriggio fa il meccanico d'auto. Invece Claudio fai il meccanico d'auto e basta. Quindi già siamo lì. Hanno una passione sfrenata, indovinate per quale sport, essendo di Lucca, ditelo. La pallacanestro? No. Il volley? No. Il rally? Vedi, ragazzi, è sempre così. Poi tutti ci dicono che noi parliamo troppo di rally. Come dite voi toscani? Va bene, certo che va bene, perché vi facciamo conoscere, vi presentiamo persone che altrimenti, di solito con che numero correte in macchina? Ma ultimamente col 22, 25. Per cui neanche tanto lontano, però sì. Fondamentalmente, sai, tutti di solito guardavano dall'1 al 10, 1 al 15 e poi scappavano per andare a vedere un'altra prova, invece adesso ci sono questi baldi giovani che sono in testa, anzi, stai cercando di vincere? Il trofeo Twingo, dei zona. Perché trofeo Twingo? Dai, non tenerti le parole in bocca, spiega. Perché abbiamo questa macchina di proprietà e abbiamo fatto prima del trofeo Twingo il trofeo Cori con Clio, il trofeo a zero organizzato da Barzotti, quindi abbiamo sempre navigato un I po' I mitici così. Fratelli Barzotti, sì. Che sono stati ospiti da noi la scorsa settimana. Che ci fanno settimana. Assistenza a noi, e siamo un po' tutti una grande famiglia. Quando non si corre noi si dà una mano a loro e quando corriamo noi ci danno una mano a loro invece. Fantastico. Senti, com'è da guidare questa Twingo? Ogni tanto è, diciamo così, bella nell'inserimento, fa tutte queste cose, è una macchina che
ha un motore giusto rapportato alla sua, al suo peso, eh? Oppure ogni tanto ti dà delle difficoltà? Diciamo che finalmente adesso ce l'abbiamo fatta ad avere il motore giusto. E diciamo la stiamo mettendo anche un po' a posto, perché sono due gare che facciamo con la macchina, diciamo, sia al top. E... ma a livello telaio invece hai trovato più problematiche col motore rispetto col telaio? Col telaio a metà gara siamo riusciti ora a reggerlo, a metterla un po' a posto. E siamo fiduciosi per il Pistoia che sia al top. Quindi di solito facciamo parlare ai navigatori, che essendo io un ex siamo quelli che poi mandiamo avanti la logistica e tutto. Con il Pistoia, toccandoci, voi dovreste riuscire a coronare il vostro sogno. Sì, tutte le volte siamo arrivati qua lì lì a essere primi in un trofeo. Speriamo di vincere quest'anno. Bene, e dopodiché, a parte una bella bevuta, una bella mangiata, che in Italia va sempre a finire così. Si vede. Che farete di bello? Qual è, come direbbe il mio amico Lorenzo Caffè, il vostro sogno nel cassetto? Non dimmi che non c'ho il cassetto, perché non c'è, vero? No, il sogno c'è, penso che sia uguale per tutti quelli che corrono in macchina con quelle piccoline, che hanno iniziato con quelle piccoline e poi l'hanno provato quelle più grosse. E, come si dice dalle nostre parti, andiamo alle cose correre con andiamo alle cose pratiche. Ma vincendo sto trofeo, che si vince? No, si riuscirebbe a andare a... si vincerebbe un corso da Vittorio Caneva, che sarebbe formativo, per, anche se a 16 anni che si corre, però ci siamo formati da noi e con Vittorio Caneva magari ci potrebbe dare quella pillola giusta per avere un passo in più il prossimo anno. Di affinamento, ecco, insomma. Ok. Non altri tipo, non so, premi in denaro? No, premi in denaro ci sono gara a gara, e sono quelli che ci permettono di poter andare appunto di gara in gara. Bene, adesso tocchiamo un dato molto interessante, che nessuno fa mai queste domande cattive, ma io sì. Perfetto. Per fare una stagione come la vostra, se un ragazzo con la vostra passione decide di partire per l'anno prossimo, eccetera, che budget deve poter mettersi in testa di investire? Ma le strade sono due. Se uno ha la noi abbiamo la macchina di proprietà, perché essendo meccanici... Quindi prima fanno... l'acquisto della vettura. Ecco, e la cosa è abbastanza ingente, perché hanno dei costi un po'... Diamo delle cifre. Circa tra i 30 e i 50 mila euro. Perché ci sono i listini, per cui non Sì, si va... Sì, sì, dai 30 e 50 mila euro per una macchina di questo genere. Bene, poi c'è il minimo di preparazione che ti comporta. Sì, proprio se sei un bravo meccanico e te la sai gestire bene, le spese possono essere delle volte irrisorie oppure delle volte più esose. Però, diciamo, sai, se uno se la fa in casa, come si fa noi, riusciamo un po' a ammortizzarle. Bene. Fondamentalmente, quante gare servono per poter prendere la mano e iniziare a pensare dei risultati? Beh, è una bella domanda, perché secondo me la Twingo, tra le macchine, io non ho corso con tantissime macchine, però tra quelle che ho provato è quella più, forse la più complicata da capire. Eh? È molto professionale secondo me come macchina. E per cui noi ora che abbiamo questa macchina qui sono, è il terzo anno, giusto? Sì. E diciamo che delle volte, secondo su quali percorsi, ecco, tuttora non l'abbiamo ancora capita al 100%. Quindi, diciamo, ecco, secondo me già 5-6 gare, intanto per prenderci confidenza, secondo me... per un, cioè, dei piloti della domenica come siamo noi, non parlo di... Piloti della domenica, cosa amate di più, l'asfalto o la terra, qualora ci fosse la terra? Non abbiamo mai corso sulla terra, purtroppo, perché essendoci concentrati sull'asfalto, anche... Ragazzi, non hanno mai corso sulla terra. Sì, quella sulla... però abbiamo corso sulla neve, quello sì. Allora va bene. Allora ripeto la domanda, ma piuttosto che l'asfalto e i fondi a scarsa aderenza, così almeno ci mettiamo dentro tutto, qual è il feeling che avete? Ma io sinceramente mi trovo anche abbastanza bene sui fondi tipo bagnati o fangosi, però sai, la terra, non avendola mai provata, è quella cosa che ti rimane un po'... non lo puoi dire se è meglio l'asfalto o la terra, diciamo. Il tuo pilota tanto non ci sente, ma prova molto.
All'inizio sì, ma forse perché ero poco inesperto anch'io, allora magari non si fidava. Ora... Il giusto. Ma delle volte anche poco, forse. Cioè il giusto cosa sarebbe per te? Note corrette, due passaggi? No, generalmente il mio standard è 5 passaggi a prova. 5 ragazzi, è già un consumatore, è già un consumatore. Io in vita, vita mia credo di non aver mai fatto una prova oltre note corrette più di 3 volte. Penso sì, ma allora c'erano 40 prove in un rally. Eh sì, era il rally di una volta, io non mi sono mai battuto. 5 volte, però. Vabbè, poi dopo la gente si lamenta, ecco perché la gente si lamenta, perché poi dopo nei giorni che precedono la gara ci sono molte ricognizioni, molte cose strane, eccetera. Comunque, vabbè, è un discorso annoso nei rally che purtroppo si ripete da tempo. Sì. Allora, tirando le fila, vi aspettiamo tutti a Pistoia. Certo. Ok, non diciamo nulla, perché tanto Pistoia è un rally come un altro. Un grande festa, ricchi premi e cotillon. Qualora vinceste, Toscana TV Motori è invitata alla festa, ovviamente. Ovviamente. Ditecelo, perché evitiamo di mangiare due giorni prima. Certo. E poi questa benedetta vettura, dopo un anno vincente, che si fa? Si vende, si cambia oppure... La cosa potrebbe essere interessante, diciamo abbiamo una mezza intenzione. Anche perché ripetersi con le stesse cose non va bene, bisogna esplorare altri territori, sì, altri lidi. Sì, infatti noi siamo... Fare un salto di categoria. Piano piano, insomma, con qualche sacrificio, siamo passati prima dalla 0 all'N3, dall'N3 all'R2, ora insomma vedremo un po'. Cioè l'R3 ora. E alla fine la domanda ferale, ma voi le R5 piacciono come vettura? A me personalmente sì. Sono giovani, ve lo dico subito. No, ovviamente sono vetture che rispetto alle macchine di una volta, un bel 306 Maxi ha sempre il suo fascino, ecco, rispetto a un R5. Però insomma, indubbiamente, se uno guarda solo il cronometro, sono belle macchine. Perlomeno viste da esterno. E tu che giri la rotella, che mi dici? Io sono abbastanza amante delle macchine turbo e io sono favorevole, anche perché si consuma meno la meccanica della macchina, secondo me, e più... Sì, anche perché sfattiamo l'idea di una volta che il turbo è inguidabile, ormai... No, secondo me, una volta che è messo a posto, va saputa sfruttare nella maniera giusta, e se uno la sfrutta nella maniera giusta, come si suol dire nel nostro gergo, da marcia e si fida dell'assetto, secondo me sono macchine... Amici sportivi, quando tiro su i due fogli è perché il tempo praticamente è in chiusura. Vi abbiamo presentato Claudio Fanucchi e Simone Giorgi. Seguiteli a Pistoia, secondo me ne vale la pena. Facciamo così, chiudiamola in questo modo. Chiudiamola. Ne vale la pena. Con noi Guido Sgheri, nome molto noto nel campo del motorsport in generale e in particolare della velocità salita. Buonasera Guido. Buonasera e buonasera ai telespettatori. Il nostro Guido è molto giovane, più giovane di me, quindi devo dire molto giovane, classe 1957 pratese e ha molti trascorsi in pista e in tante altre specialità, però la sua passione vera è la velocità salita, giusto? Esatto, io sono arrivato alla salita dopo tanti anni di attività negli autodromi, prima nelle gare amatoriali e poi sono passato alle gare agonistiche, prima con i campionati del Targa Tricolore Porsche e poi sono andato nei campionati del Peroni Driver Trophy. È un porschista fedelissimo, possiamo dire così? Direi proprio di sì, perché tutte le gare che ho fatto, tranne qualche rarissima eccezione, è sempre stata con vetture Porsche. Prima stradali, poi stradali modificate e poi vere e proprie Porsche da corsa, che nascono da corsa per prestazioni estremamente elevate. Ecco, partiamo in questo connubio, in questo binomio, in questo amore dal 1994. Davvero, io era già 6-7 anni, perché la prima Porsche l'ho comprata nel lontano 1987 e dopo anni di attività così di utilizzo personale sono passato alle prime prove in pista e in quel periodo andavano tantissimi campionati, si chiamavano Formula Club, sì, del Porsche Club Italia, e dopo aver vinto per vari anni la mia categoria classe 2 sono poi passato ai campionati agonistici dove avevo una
una Porsche RS molto bella, che ora è diventato un oggetto di culto per gli amatori e i collezionisti. E poi dopo, finito lì, sono andato a fare appunto le gare nel Peroni Driver Trophy, dove mi sono confrontato con livelli decisamente superiori, con piloti molto molto più aggressivi e performanti. Ed è stata un'esperienza importante. Molto importante, mi ha formato molto a quello che noi chiamiamo il combattimento in pista. Ecco. Che cos'è il combattimento in pista? È qualcosa di incredibile, è un mix tra adrenalina, emozioni, passione, e tutto quello che uno cerca di tirar fuori di se stesso in pochi minuti di gara. Quando si spengono i semafori si scatena l'inferno, come si suol dire, ma è meraviglioso vivere questi istanti in pista, quando ci si confronta sportello contro sportello alle staccate di ogni curva e si viaggia affiancati uno all'altro sul filo dei 230-250 all'ora in pista. E cosa conta di più lì? La freddezza, l'intuito, in un qualche modo anche la classe che emerge, o che cosa? Direi un po' di tutto, ma in particolare il sangue freddo e soprattutto tanto tanto coraggio. In dei momenti proprio bisogna dimenticare un pochino lo spirito di conservazione. Comunque ci sono sempre anche delle regole, come dire, di sicurezza che vengono fatte osservare, per cui, come dire, deve restare nei limiti. Uno sport indubbiamente non semplice, però, come dire, nei limiti della sicurezza. Indubbiamente, perché ci sono dei commissari. In Italia sono bravissimi. Molto bravi i commissari degli autodromi italiani, e poi c'è un sistema di controllo a circuito chiuso che poi praticamente ti rende pan per focaccia. Tutto quello di brutto che uno ha fatto gli viene automaticamente riaddebitato con penalità. Mi racconti un po' di scuderia, carrozzeria? Dunque, praticamente io ho cominciato come praticamente socio della Pistoia Corse, che è praticamente la scuderia madre della mia vita sportiva, e poi grazie anche allo sponsor Carrozzeria MG sono cresciuto, mi hanno aiutato molto e adesso sono arrivato a poter fare dei campionati nazionali, che è il CVM, il Campionato Italiano Velocità Montagna, dove ormai corro da diversi anni e ho una bella macchina che mi dà delle grandi soddisfazioni. Sei anche istruttore federale a AC Sport e siete pochissimi. Sì, perché io ho una passione per l'insegnamento, nel senso, io sono nato come istruttore di educazione fisica, ma non ho mai praticato perché ho continuato il lavoro giurato, di mio padre. L'avrei giurato, sì. Non te l'ho pensato, sì. E per cui questa passione del trasmettere il sapere, praticamente l'ho coniugata al piacere dello sport motoristico, e praticamente ho visto che la mia capacità di insegnare piaceva e ho fatto una serie importante di proseliti e poi devo dire che in base a questo poi ho preso la licenza di istruttore federale a AC Sport e adesso pratico spessissimo l'insegnamento con grande soddisfazione. Ecco, ti dà soddisfazione, questo volevo dire. Moltissimo, perché vedo persone che con pochi consigli mirati e la giusta trasmissione dei concetti più importanti della guida riescono a ottenere delle prestazioni incredibili in pochissimi minuti a volte. Qual è stata la tua ultima, non oserei dire fatica, insomma, la tua ultima gara? L'ultima gara è stata praticamente alle svolte di Popoli, purtroppo non si è conclusa bene perché ho avuto un problema alla macchina e purtroppo la macchina si è sciupata in un contatto a muro e non ho potuto terminare la gara. Però devo dire che le gare precedenti erano andate molto bene, perché avevo fatto la Trento Bondone, avevo fatto la Sarnano Sassotetto, avevo fatto la Verzennis Sella Chianzutan con risultati estremamente positivi, perché avevo migliorato da 5 a 15 secondi per gara rispetto alla stagione precedente con la stessa macchina. Vabbè, quindi insomma parecchio. Molto, merito anche un po' della macchina che cominciavo a prendere a mano. Mezzo e del manico. Sì, ma c'era un assetto decisamente nuovo che avevamo testato in prova e poi anche le gomme Pirelli mi hanno dato un importante contributo. E prossimi impegni? Adesso rimettiamo a posto la macchina, poi parleremo del resto. Bene, bene, bene. Come vedete è un incontro molto piacevole con un personaggio particolare, conosciutissimo nel mondo della velocità montagna. Cosa dire ai giovani?
Direi che è la scuola perfetta per poter entrare nel mondo delle corse, perché come tutti forse sanno, nel mondo delle corse le gare in salita sono purtroppo brevi, ma questo permette di mantenere dei costi di gestione estremamente contenuti. E di conseguenza, se un pilota ha manico e ha bravura, riesce a poter emergere con dei costi ragionevoli e da lì puoi trovarsi gli sponsor. Le gare in salita vivono un pubblico meraviglioso, perché i nostri paddock sono le città dove noi allestiamo i paddock in mezzo alla gente, in mezzo alle strade, per cui ci sono migliaia e migliaia di persone. Arriviamo a delle gare tipo la Trento Bondone, dove abbiamo paganti, fino a 20.000 persone che ci guardano, spettacoli straordinari, si corre tra delle cornici di pubblico. Negli autodromi si vede sempre poca gente, nelle gare in salita invece il pubblico è straordinario, straordinario, perché aspetto molto romantico, piacevole. Ci sono poi delle situazioni incredibili dove interi paesi trasferiscono i loro appassionati in ogni curva, per cui ogni paesino, soprattutto in località tipo Trento, dalla Trento Bondone, ogni paesino ha la sua curva dove ci sono 100-200 persone che fanno il tifo in maniera indemoniata già dal giovedì notte. Senti, la Toscana fa parte delle regioni che amano particolarmente la corsa a velocità montagna. La Toscana è la regina delle salite perché Io volevo rimanere generico, ma... No, chiariamo bene una cosa, che le primissime gare in Italia di salita e di motorsport sono nate in Toscana, in particolare a Pistoia con la famosa Coppa della Collina, che è una gara che è nata pochi anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Dunque abbiamo una tradizione straordinaria di gare in salita e poi adesso abbiamo due gare, una a livello, diciamo, nazionale importantissima, che è la gara del Passo dello Spino, che si corre di solito nel mese di giugno. E poi c'è un'altra gara importante qui nella provincia di Pistoia, che è la Lima Betone, che è la gara di casa nostra, diciamo. Certo, che abbiamo naturalmente sempre seguito da vicino, come tutte le gare del panorama toscano. Per concludere, un sogno nel cassetto. Chi è al di là della telecamera sorride, dice la tua domanda. Beh, d'accordo, è la mia domanda. Tutti abbiamo un sogno. Qual è avere, il sogno nel avere una macchina competitiva agli alti livelli, perché purtroppo la nostra categoria GT, nella quale io corro con la mia Porsche Carrera Cup del 2010, è una stupenda macchina, meravigliosa, molto performante, ma ha una cavalleria che nella mia categoria è tra le meno potenti. Io passo dai 430-440 cavalli della mia, ma si arriva a macchine che vincono regolarmente, per ovvie ragioni, anche bravura dei loro conduttori, ma arrivano a 600 cavalli, e questo gap è quasi sempre incolmabile. Ebbene, noi auguriamo a Guido Sgheri, personaggio simpaticissimo e interessante, di colmare questo gap nelle prossime occasioni. Lo ringraziamo per essere stato con noi e lo inviteremo di nuovo alla nostra trasmissione. Grazie. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Buonasera a tutti. Ed eccoci al momento di Corre Voce. Ciao Gabriele, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, bentornato. Grazie, grazie. Sei spesso impegnato sui campi di gara, talvolta in studio. Campi di gara e oltre. E talvolta fuori. Senti, allora, di cosa vogliamo parlare? Magari per iniziare, del Rally di Pistoia che è alle porte. Siamo tra due settimane. Siamo leggermente in anticipo. So che insomma stasera o forse nelle prossime puntate verranno comunque a trovarci gli organizzatori per parlare. Sicuramente non parleranno di chi ha inviato o sta per inviare l'iscrizione, comunque lo possiamo anticipare noi, quindi bolle qualcosa in pentola. Sappiamo che sarà la prima di questa versione di Coppa Italia per quanto riguarda Pistoia, quindi ci saranno le World Rally Car e sarà l'occasione per vedere queste meravigliose macchine anche tra le speciali di Pistoia. E tu come vedi tutte le novità? Beh, le novità abbiamo già anticipato da settimane, sappiamo che sarà il via Lucartino con la sua Skoda Fabia R5, ma guarda, nelle ultime ore sono arrivate alcune conferme, non ci sono ancora le iscrizioni inviate in sede di Pistoia Corse, comunque sappiamo che sarà il via sicuramente Rudy Michelini con la Ford Fiesta R5. Ecco, Rudy ha corso con questo tipo di vettura una sola volta al Rally Il Ciocchetto, al fianco a lui ci sarà Michele Perna, saranno comunque diverse le Ford Fiesta R5 perché ci saranno le due evoluzioni di casa GB Motors.
c'era stata un'occasione per vederle entrambe a Rally di Reggello e non è stato possibile per Daniele Pellegrineschi. Daniele Pellegrineschi comunque sarà al via del Rally Città di Pistoia, e lo stesso anche William Marti, quindi i due, le due punte di diamante di casa GB Motor saranno al via del Rally Città di Pistoia. Quindi abbiamo parlato di queste tre Ford Fiesta R5, ma attenzione, abbiamo parlato di WRC, una ci sarà quasi sicuramente, te la do all'80%, e sarà la Ford Fiesta WRC di Roberto Cresci. Sappiamo l'aretino, lo vediamo, è un abitué, generalmente è un pilota che fa una gara l'anno, il Rally del Casentino con questa vettura, e sarà a Pistoia, e quindi abbiamo la possibilità di vederlo. Beh, non sarà facile, è una WRC, ma non sarà facile perché insomma parliamo di Michelini, Artino, ora Pellegrineschi e William Marti, staremo a vedere cosa riusciranno a fare, però insomma di competizione credo ce ne sia molta. Non ci sarà Brunero Guarducci, che è impegnato in un'altra gara con la sua 208 R5. Sappiamo ci sarà... dove? Correrà a Modena, sarà comunque anche al via del trofeo Maremma, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarà anche la DS3R5 di Cavalieri con Massimo Bazzani, ormai anche lui è un abitué della gara, quindi per il momento è questo. Al 90% dovrebbe esserci anche Federico Gasperetti con la Renault Clio R3T, e questo io te lo do comunque al 99% perché Federico tiene molto alla gara di casa, e quindi nonostante tutti gli impegni che ha quest'anno sarà comunque al via sicuramente. Il Rally di Pistoia attira sempre, insomma tutti scaldano i motori, abbiamo sentito che ci sono non poche novità. Se facciamo un piccolo passo indietro, andiamo al Rally di Roma, e ti dicessi Corinne Federighi, può puntare anche alla vittoria? Rally di Roma che si sta correndo, disputando in questo fine settimana, sicuramente evoca ricordi positivi perché Corinne l'anno scorso ha centrato il terzo posto nel confronto junior, questo significa che ha messo dietro, come si suol dire, anche diversi maschietti. Ci sono all'incirca 8 punti di differenza, 8 punti di vantaggio su Bea Calvi, che è l'inseguitrice. Ci sono ottime possibilità perché possa chiudere la pratica tricolore. Questo te lo dico perché in virtù degli scarti, se noi analizziamo comunque la situazione di Corinne Federighi, lei ha Rally del Ciocco, le due caselle, gara 1 e gara 2, a 0 punti. Quindi lei sicuramente scarta questi 0 punti. Bea Calvi dovrà scartare un punteggio sicuramente più alto, quindi dico, se Corinne Federighi riuscisse a vincere entrambe le gare, credo che a questo punto il tricolore femminile potrebbe appunto tornare a massa. Comunque, se mi permetti, visto che stiamo parlando del Rally di Roma Capitale, entriamo in ottica toscana, ci sono state grandi, grandi risultati, abbiamo visto Jacopo Lucarelli che si è distinto con la Swift, ha centrato quello che era l'obiettivo primario, che era quello di vincere, ma parliamo del CIR, Luca Panzani si sta giocando il due ruote motrici proprio qui a Roma, ma anche insomma per quel che riguarda l'International Rally Cup ci sono molti piloti che hanno centrato la vittoria di raggruppamento. Mi viene a pensare a Francesco Paolini con la Peugeot 106 kit, ma ce ne sono anche molti altri che magari potremmo averne ospiti proprio nelle prossime puntate. Che stagione è stata fin qui? Facciamo un piccolo punto, visto che il nostro Alessandro questa sera non c'è. Molto, molto, molto positivo. Lo salutiamo. Sì, lo salutiamo, tornerà prestissimo, anche lui è molto impegnato ultimamente. Una stagione direi molto, molto positiva. Mi aspettavo qualcosa di più da Gianandrea Pisani in termini di programmazione, ecco, purtroppo dopo qualche gara qualcosa non è andato a buon fine, quindi ha dovuto ritirarsi. Conto di vederlo nelle gare di zona comunque nei prossimi mesi, magari con qualche apparizione, poi il prossimo anno vediamo. Secondo me il prossimo anno potremmo avere anche qualche bella soddisfazione da piloti un po' più esperti. Noi siamo alla puntata numero 29, la prossima sarà la 30ª. Alla fine dell'anno saremo intorno, non ho fatto bene i calcoli, ma comunque alla puntata 43, 44, forse 45. Come dire, siamo già a un certo punto della stagione, no? Le nostre puntate la ritmano in un qualche modo, o veniamo ritmati noi stessi dalla stagione. Come dire, le cose sono ancora aperte a questo punto della stagione in varie categorie, in varie discipline?
ma direi che stanno prendendo una piega, ormai sono su un binario che è quello. Non credo che ci saranno grandi stravolgimenti, anche perché ora col Rally Città di Pistoia in versione Coppa Italia si chiude quella che è la stagione dei rally un po' più blasonati. Quando ti parlavo di novità del Pistoia alludevo anche appunto all'innesto della Coppa Italia. Sì, l'innesto della Coppa Italia, vediamo, non mi sento sinceramente di trarre un bilancio, vediamo come va Pistoia, se ha giovato questa cosa al Rally Città di Pistoia. So che comunque gli uomini di buona volontà di Pistoia Corse hanno messo in atto dei forti sconti sull'iscrizione per i piloti, quindi ci hanno messo del loro, io spero che vengano premiati, vediamo, perché per il prossimo anno potrebbero esserci anche molti cambiamenti. Abbiamo visto quello che doveva essere il trofeo Granducato, alla fine si è trasformato in un'altra serie, anche qui cerchiamo di trarre un bilancio alla fine della stagione, e poi vediamo che come sarà questo trofeo Maremma, se veramente c'è la volontà da parte degli organizzatori di entrare nell'International Rally Cup. Intanto vediamo come sta andando anche il buon Alessandro Bugelli, che è capo ufficio stampa, con un comunicato ha svelato quelle che sono le linee guida, no? Quindi una prova spettacolo in notturna nella centrale follonica, appunto al Palagolfo, due prove appunto prima e notturna, anche queste, ci sono tutte le carte in regola perché possiamo assistere a un grandissimo spettacolo. Grazie a Gabriele Michi, che speriamo di rivedere presto qui, quando non c'è perché sui campi di gara l'abbiamo detto, o per altri impegni, ma come dire, in casa e fuori casa è sempre sì, in pista non, con noi. Quando non ci sono vuol dire che le ho sparate troppo grosse e mi arriva il cartellino giallo. No, non le come spara nel grosse, caso del, è del un rally. Profondo conoscitore del mondo del motorsport e soprattutto anche della parte ufficiale e anche della parte ufficiosa. È gossip. Torna il campionato italiano VRC e torna con uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi, il rally di San Martino di Castrozza e Primiero, penultima prova in programma nella serie tricolore, prima della chiusura che si terrà sulle strade del rally trofeo ACI Como. Gara bella, estremamente tecnica e difficile, quella che si snoda ai piedi delle splendide pale di San Martino e che abbraccia la valle di Primiero, la Valmalene, la zona di Sagron Miss e il passo della Gobbera. L'edizione di quest'anno è dedicata ad Arnaldo Cavallari, primo vincitore nel 1964. Pilota di talento, scomparso ad aprile, Cavallari vinse con un Alfa Romeo Giulia TI Super Quadrifoglio del Jolly Club di Milano, avendo a suo fianco Sandro Munari, nei panni per lui già stretti di navigatore. Per quanto riguarda l'attualità, l'edizione del 2016 del Rally, la 36esima, è quest'anno chiamata ad emettere verdetti pesanti ai fini della lotta per il tricolore. In gara tutti i candidati allo scudetto, a partire dai tre indiziati per il successo finale, il bresciano Luca Pedersoli, il veneto Marco Signore ed il pilota di Como Paolo Porro, che punta ad arrivare ancora in lizza per il titolo alla sua gara di casa. Assenza pesante invece quella di Tobia Cavallini, non presente per ragioni di budget. Partiamo da leader del campionato, sempre con il numero uno sulle portiere, come hai detto tu, sarà una lotta sicuramente molto serrata, abbiamo come al solito insomma dei rivali veramente agguerriti e quindi cercheremo di fare del nostro meglio e cercheremo insomma di continuare a tenere la testa del campionato anche dopo San Martino, sarebbe ottimo. Abbiamo deciso all'ultimo di partecipare alla gara con VRC 1600. Abbastanza impegnativo perché comunque dovrò adattarmi alla macchina e dovrò spingere abbastanza perché rispetto ai 2000 penso che ci sia abbastanza differenza soprattutto nelle gare nella salita, però vedrò di recuperare un po' nella discesa. Cercare di vincere entrambe le gare che mancano, poi l'ultima è Como che è casa mia, quindi coefficiente 1,5 spero anche di essere aiutato dai miei compaesani. E dobbiamo far bene innanzitutto qua, a partire dalla prova spettacolo che ho dei ricordi brutti dell'anno scorso. Siamo carichi, lo shakedown abbiamo fatto primo tempo già lo shakedown, quindi siamo molto propensi a far bene. La classifica del campionato cortissima vede al comando Luca Pedersoli su una Citroen C4 VRC con 49 punti, davanti a Tobia Cavallini su Ford Fiesta VRC 43 punti e Marco Signor Ford Focus VRC 37,5 punti. Subito alle spalle dell'equipaggio veneto insegue subito Paolo Porro Ford Focus VRC con 36 punti.
9 le World Rally Car in totale che impreziosiscono l'elenco partenti della gara, che ha fatto registrare una 80ina di iscritti. Oltre ai big elencati, ad inserirsi in alto ci saranno l'elvetico Lorenzo Della Casa con la Ford Fiesta WRC, Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, anche loro su Fiesta WRC, Alessandro Bruschetta, Ford Focus WRC, Pier Leonardo Bunker e Gianluigi Niboli, entrambi su Ford Fiesta WRC. In ordine poi saranno i molti altri a dare spettacolo, tra le R5 da seguire il pilota di schio Efrem Bianco con la Skoda Fabia R5, Emanuele Zecchin, Paolo Roveta, Antonio Forato, tutti a bordo di Peugeot 208 R5. La cosa più difficile adesso è cercare di mantenere questo passo. Abbiamo iniziato il campionato con un po' di difficoltà, ma anche per conoscere la macchina, che è molto competitiva. E cercheremo adesso di fare una bella gara questa sera qui, cominciamo da San Martino e poi vediamo per il discorso Rally di Como. Siamo qui per cercare di mantenere la seconda... riportarci alla seconda posizione del campionato, del trofeo Michelin, anche nel campionato quello che riguarda la categoria R5. Dopo la sfortunata gara del Marca Trevigiana, che una foratura ci ha fermato, qui speriamo di far bene per appunto riprendere quella posizione, per arrivare a Como e contenere il danno fatto a Treviso. Beh, il campionato è andato un po' perché dovevamo iniziare subito all'Elba con la Super 2000, dopo abbiamo fatto 1000 miglia con 1600, il Marca col 2000 e adesso proviamo l'R5, magari a Como ci presentiamo con una WRC, così le abbiamo fatte tutte. Lo stiamo facendo, ma senza nessuna velleità, perché ormai siamo fuori dai giochi. Si può arrivare, se a loro va male possiamo arrivare terzi, secondi, terzi, però vincere assolutamente no, perché abbiamo sbagliato all'inizio. Tra i protagonisti da segnalare, sempre iscritti alle varie altre classi del campionato italiano WRC, Paolo Riella con la Peugeot 207 Super 2000, Alberto Rossi e Matteo Daprà, Renault Clio S1006. Nella classe R3 presente Roberto Vescovi e Giancarlo Aguzzi, Peter Giacomini e Moreno Cambiaghi, Renault Clio RS. Il Rally di San Martino sarà inoltre valido come penultimo round del Suzuki Rally Cup, dove si sfideranno le vetture Swift R1B, capitanate da Corrado Peloso, Marco Riva e Andrea Pollarolo. La lotta è serratissima, sì, la gara è molto bella, mi piace, l'ho fatta l'anno scorso, però abbiamo avuto qualche problema ai freni, quindi in realtà no, abbiamo, diciamo, poco bagaglio, poca esperienza da sfruttare in tal senso. La lotta, come dicevi, è serrata con il mio avversario, mancano due gare, abbiamo praticamente gli stessi punti col gioco dei scarti e quindi bisognerà assolutamente vincere. Ma sicuramente dovremmo vincere questa gara, San Martino e anche Como, che saranno le due gare decisive per poterci giudicare vincere il campionato. E vabbè, sono ancora un po' lunghe, quindi vediamo come andranno. Il 36esimo Rally San Martino di Castrozza è primiero, quinta delle sei prove del campionato italiano WRC, si è aperto questa sera con la classica prova spettacolo corsasi nel centro turistico dolomitico, come di consueto seguita da un pubblico foltissimo. A ottenere il miglior tempo sono stati il veneto Marco Signore in coppia con Patrick Bernardi su Ford Fiesta WRC, che hanno preceduto di 2-2 il comasco Paolo Porro con Nicola Arena, Ford Focus e Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, accreditati dello stesso tempo. Con il quarto tempo ha chiuso il bresciano Luca Pedersoli con la veneta Anna Tomasi Citroen C4 WRC. Alle spalle dei primi quattro un gruppo compatto di R5, capeggiato dalla Skoda Fabia di Efrem Bianco, seguita dalle due Peugeot 208 T16 di Roveta e Forato. A chiudere i primi 10, Stefan Ford Fiesta WRC, Oriella Peugeot 207 Super 2000 e lo svizzero Della Casa con una Ford Fiesta WRC. Da sottolineare il dodicesimo tempo assoluto ottenuto da Sandro Sottile con la sua Renault Clio Williams. Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup, la prova di apertura ha visto primeggiare Simone Rivia, che con la sua Swift nella categoria R1 ha preceduto Corrado Peloso di 3-4. Al mattino seguente la battaglia si fa subito aspra tra i tre che puntano alla conquista della serie. Nella PS2 Sagro Miss 9,66 km, il miglior tempo lo realizza il leader del campionato WRC Luca Pedersoli, appena davanti a Marco Signore con Paolo Porro terzo.
sul primo passaggio della speciale più lunga del rally Valmalene, 26,46 km, è invece Porro a realizzare il miglior tempo, seguito da Marco Signor, distante 6,5, con Pedersoli a chiudere con la terza posizione. Da sottolineare in questa terza prova speciale la prestazione di Simone Miele, distante 38,6 dalla testa, seguito da Bruschetta a 39,7. Una foratura rallenta Lorenzo Della Casa, Ford Fiesta, che riesce a chiudere soltanto alla 29esima posizione, mentre il leader della classe Super 1600, Alberto Rossi, è costretto a chiudere la prova con un ritardo di 29,47,9 a causa di un problema tecnico alla vettura. La PS4 Gobbera riporta il comando della classifica assoluta Paolo Porro e Nicola Arena, grazie al secondo tempo realizzato nella speciale, dietro alla coppia Pedersoli-Tomasi. Il terzo posto sulla Gobbera è di Signore e Bernardi, con la loro Ford Fiesta ora a secondi nella classifica assoluta, seguiti dal tandem Miele Mometti, Ford Fiesta, e Bruschetta Zortea, Ford Focus. A testimonianza della incertezza della lotta al termine del primo giro, Porro e Arena chiudono al comando davanti a Signor e Bernardi di soli 6 decimi, mentre terzi chiudono Pedersoli e Tomasi a 10,8. A chiudere i primi 10 a metà gara ci sono poi il bravo Simone Miele, Ford Fiesta VRC, lo spettacolare Alessandro Bruschetta, Alberto Roveta, primo di R5 e la sua Peugeot 208 T16, Antonio Forato, anche lui su Peugeot 208 T16 R5, Emanuele Zecchin, Efren Bianco, con qualche problema alla sua Skoda Fabia R5, e Paolo Oriella, primo tra le Super 2000. Nella Suzuki Rally Cup al momento guida Simone Rivia davanti a Corrado Peloso di 2-1, terzo Andrea Pollarolo, che viaggia molto attardato rispetto ai due che lo precedono. Dopo il parco assistenza di San Martino di Castrozza, i piloti vanno verso il secondo giro sulle prove, che si apre subito con un colpo di scena decisivo, almeno per i protagonisti. Sulla quinta prova speciale, Sagro Miss, Paolo Porro perde il controllo della sua Ford Focus, che va a sbattere e si ferma di traverso alla sede stradale. Nessun problema per i due piloti, ma naturalmente gara buttata via e colpo pesantissimo per le ambizioni tricolori del pilota lariano. La prova la vince Pedersoli, che si avvicina al Signore, che ora lo precede di soli 6,6. La lotta per la vittoria si restringe ai due, mentre Miele sale al terzo posto e Bruschetta al quarto. In prova si fermano per problemi meccanici Emanuele Zecchin e Sandro Giacomelli. Si va quindi nuovamente verso la lunga prova, quella della Valmalene, con Pedersoli che vince la prova, limando però solamente 7 decimi al suo avversario diretto, ora davanti di soli 5,9, mentre Bruschetta tenta un timido attacco alla terza posizione, tenuta al momento saldamente da Miele. La battaglia continua cruenta, con Pedersoli che vince anche il secondo passaggio sulla Gobbera ed ora è a soli 4,4 da Signore, quando al traguardo mancano i 9,66 km della prova di Sagro Miss. Nell'ultimo tratto cronometrato Pedersoli attacca, recupera ancora qualcosa ma non è sufficiente. Signore infatti vince con 1,6 di vantaggio sul bresciano ed ora la classifica si fa veramente corta in vista dell'ultima gara della stagione, il Rally Trofeo AC Como. Sì, fino alla fine, anche l'ultima prova, siamo partiti, abbiamo stretti i denti e abbiamo cercato di dare il massimo, soprattutto sul pezzo sporco. Purtroppo i 1600 sull'asfalto asciutto hanno un po' un limite rispetto ai 2000, però io ormai avevo questa, ho cercato di dare il massimo e niente, ce l'abbiamo fatta. Obiettivo raggiunto, quindi adesso vedremo per il Como. Taglia, in sinistra 5, per destra 4 meno, subito tornata a sinistro, dai! 50 al cartello in versione destra, 50, sinistra 4, lungo, chiude 3, giù adesso, subito destra 5, più su dorso, apre 6, lunga, 200, sinistra 6, lunga, in destra 5 più lunga, in sinistra 4, lunga, il cambio rail chiude lunga, per destra 3 meno lunga, meno lunga, 150, sinistra 5 lunga, in destra 6, dai, destra 6, 50, destra 4 meno lunga, chiude 3, in sinistra 4 più lunga vai, in sinistra 6 lunga, finirei, chiude poco, 50, sinistra 5 lunga, chiude 4 lunga, per sinistra 4 lunga chiude, via, 4 lunga chiude,
destra 5, il lungo al rosso, chiude 4. Ma in una gara dove in 20 anni di carriera non ho mai avuto così tanti problemi come qua a San Martino, ieri sera abbiamo rotto il manicotto dalla Westgate alla partenza della prova spettacolo, abbiamo perso 4-5 secondi, 4 secondi comunque dai primi, e poi sulla prima malene di nuovo la Westgate ha fatto le bizze e abbiamo perso 15 secondi da Paolo e 9 da Signor, che dire, abbiamo vinto tutte le prove speciali tranne due, per cui cosa ti devo dire, in un rally dove vinci tutte le prove, costernato da mille problemi, siamo partiti, abbiamo forato dopo 3 km dall'uscita del parco assistenza al primo giro, per cui abbiamo fatto 3 prove con solo 4 gomme, abbiamo insomma avuto un'infinità di problemi, di nuovo poi la Fresh Air che non lavorava, cosa ti devo dire, non pensavo nemmeno di essere qua un secondo e 6. Dietro ai primi due, sul gradino più basso del podio, si è piazzato Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, autore di una gara strepitosa con la sua Ford Fiesta VRC. Subito sotto al podio, un'altra grande prova da sottolineare, quella di Alex Bruschetta, in coppia con Marco Zortea, su una Ford Focus VRC sempre molto veloce e spettacolare. Sì, no, sul podio assolutamente inaspettato, è arrivato per sfighe di alcuni, di Paolo, che mi spiace. Però è un podio che ci fa piacere, chiaramente sapevamo che i valori in campo dei tre davanti al momento non erano raggiungibili per noi, però mi ero prefissato degli obiettivi prima di questa gara e li abbiamo sicuramente centrati, e poi è arrivato anche il podio come ciliegina sulla torta e sono davvero contento. Lunga, lunga, sporca, tienila, sporca, e poi apre 4 e destra 3 meno, sporca, occhio interno, dosso dritto, è rotto con pressione, dosso con destra 4 meno, sporca, si scende, doppia, e alla casa giù in fondo, sinistra 3, tienila, per molta attenzione destra 2, sporca, occhio all'interno, e sinistra 3, apre 4, lunga tieni, e destra 4 e sinistra 3 più corta, per sinistra 4, tieni su dosso, e destra 2, caro, e destra 2, e sinistra 3 meno, tenere, apre 5 lunga, e destra 4 più, e sinistra 4 più, e destra 4 meno, sporca, e sinistra 3 più, corta, e destra e sinistra, e destra 5 meno, per sinistra 4 corta, alla ringhiera verde, destra 3, griglia, per attenzione, sinistra 3. Sicuramente su queste macchine bisogna starci sopra tanto, e l'ho visto, non ci credevo neppure io, e alla fine però abbiamo concluso la nostra gara, siamo arrivati comunque quarti su una gara che ci tenevo a venire, e è andata bene, dai, alla fine è andata anche bene. Bella la lotta anche per le posizioni di rincalzo, dove Alberto Roveta, affiancato da Davide Castiglioni su Peugeot 208, guadagna la quinta posizione, seguito dai rivali di categoria R5 Antonio Forato in coppia con Ivan Gasparotto, al sesto posto con la Peugeot 208 e Efrem Bianco, navigato da Dino Lamonato, settimi su Skoda Fabia. All'ottavo posto si segnalano Paolo Oriella e Sandra Tommasini su Peugeot 207, primi nella classe S2000. Di seguito Michael Valentini e Daniel Taufer, sempre su Peugeot 207, prima di Matteo Dapra e Fabio Andrian, che chiudono decimi con la loro Renault Clio. A Corrado Peloso e Paolo Carruccio va invece il primo posto tra i partecipanti alla Suzuki Rally Cup, al 36esimo Rally Internazionale San Martino di Castrozza e Primiero.
Il pilota aostano, dopo un iniziale duello con Simone Rivia e Marina Bertonasco, ha preso decisamente la testa della gara, dalla prova speciale numero 5, aumentando costantemente il suo vantaggio sugli avversari, fino al traguardo. Con questo successo, Peloso consolida la sua leadership nelle monomarca Suzuki. Terza piazza del podio per lo svizzero Andrea Pollarolo, navigato da Andrea Galantucci. Sono state quattro gare molto combattute, quelle disputate all'autodromo di Vallelunga in occasione del quinto round del campionato italiano Gran Turismo. La serie tricolore riservata alle splendide vetture GT è scesa in pista sul tracciato romano con ben 36 equipaggi che hanno movimentato ancora di più il ricco programma dell'ACI Racing Weekend. In gara 1 della classe Super GT3 è arrivata la prima vittoria di Frassinetti Gattuso al volante della Lamborghini Huracan, maturata sin dal via quando il pilota romano riusciva a guadagnare ben 3 posizioni, portandosi alle spalle di Venturi e Albuquerque. Un Venturi scatenato allungava subito sugli inseguitori al decimo giro, portava a ben 5 secondi il suo vantaggio su Albuquerque e Frassinetti. Grazie agli handicap tempo al rientro in pista dopo i cambi pilota, Gattuso, subentrato a Frassinetti, si portava a ridosso di Gai, che riusciva a scavalcare al 19° giro. Il portacolori del Black Bull Racing, nel difendere la posizione, si scomponeva e doveva cedere anche ad Agostini, scivolando terzo davanti a Simi e Mappelli. Il pilota Audi alla tornata successiva aveva la meglio sul suo avversario diretto, gettandosi subito all'inseguimento di Gai, bravo a difendere il terzo posto fin sotto la bandiera a scacchi, dove trionfava Gattuso davanti ad Agostini. E niente, ho dovuto contenere inizialmente gli attacchi di Riccardo, che era veramente veloce, e sono riuscito a sorpassare Stefano e poi siamo stati in testa fino alla fine. Un grazie a tutto il team e a Alex per il grande lavoro fino qua fatto, e ci voleva questa vittoria. Innanzitutto ringrazio il team per il grande lavoro fatto, perché nelle qualifiche abbiamo avuto qualche problema di setup e per la gara ci hanno messo in mano una macchina strepitosa. Sono riuscito a fare un'ottima partenza guadagnando fino a terza posizione. Poi Stefano è stato bravissimo a pressare per la prima e a mantenere poi tutta la gara in prima posizione, avendo un ottimo passo, era il più veloce in pista, quindi contentissimi per questa vittoria. Anche gara 2 della classe Super GT3 ha visto il successo Lamborghini. Al via Agostini si inseriva alle spalle del Poleman Schirò, mentre Bortolotti rimaneva invischiato nella bagarre delle prime battute. Il portacolori dell'Imperiale Racing, scivolato nelle retrovie, dava subito inizio ad una bella rimonta che lo riportava in pochi giri a ridosso dei primi. La gara si accendeva al rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota, con Geri subentrato a Schirò che si confermava al comando davanti a Di Folco, Mull, Comandini, Albuquerque, Venturi e Frassinetti. A movimentare il secondo stint erano proprio Venturi e Albuquerque, che davano inizio ad un lungo ed appassionato duello per la quinta piazza, in cui si inseriva poco dopo anche Frassinetti. Al 25° passaggio Di Folco si portava al comando mentre Frassinetti tentava di sorprendere i due avversari che lo precedevano. Il duello andava avanti fino al 27° giro, quando Frassinetti e Venturi si toccavano. Ad avere la peggio era il portacolori dell'Ombra Racing, che era costretto al ritiro, mentre Venturi continuava il suo inseguimento al portacolori Audi. Al 30° giro Mull prendeva la scia di Geri e con lui dava inizio ad un duello per il secondo gradino del podio. Il portacolori dell'Easy Race era bravo a difendere la posizione, così come Albuquerque, che tirava fuori tutta la sua abilità nel contenere Venturi. Sul traguardo Di Folco non aveva problemi a concludere al comando davanti a Geri e Mull. Nella classe GT3 si sono divise le vittorie Lamborghini e Audi. In gara 1 sono saliti sul gradino più alto del podio Postiglione Gagliardini davanti a Leo Civere e Zonzini Russo, autori di una bella rimonta dopo essere rimasti coinvolti nella bagarre delle prime battute, mentre in gara 2 l'equipaggio di Audi Sport Italia si è rifatto conquistando la seconda vittoria stagionale davanti a Postiglione Gagliardini e ai fratelli Luca e Nicola Pastorelli. Sfortuna invece per Leo Civer, ritiratisi dopo un contatto al primo giro. Abbiamo fatto un bel lavoro con tutto il team, veramente ho fatto un sforzo grandissimo per essere qui, è troppo difficile per me lavorare per stare qui nel GT italiano, spero poter continuare. Sì, come ha detto Mattias, abbiamo lavorato tanto proprio per il setup da gara,
Infatti ne è valsa la pena, perché a fine gara il ritmo di Mattias era molto buono e ha fatto un ottimo lavoro. Mattias, sono molto contento. Gara 1 della classe Super GT Cup si è disputata sotto una pioggia battente che ha obbligato la partenza in regime di safety car. Al restart, Spinelli andava subito al comando, mentre alle sue spalle si accendeva la bagarre con Nemoto, Zaug e Baruch in grande evidenza. I tre davano inizio ad un bel duello che si concludeva al nono giro, quando Zaug riusciva a passare entrambi gli avversari. Al rientro in pista di tutte le vetture era Necchi, subentrato a Spinelli, a ritrovarsi al comando davanti a Liang, D'Amico e Liberati. Il pilota dell'Antonelli Motorsport si esibiva in una bella rimonta. La pioggia continuava a cadere copiosa e la gara si accendeva ulteriormente. Il pilota dell'Antonelli Motorsport dapprima passava D'Amico e poi Liang, gettandosi subito all'inseguimento di Necchi. L'aggancio si perfezionava al 22esimo giro e dopo una strenua difesa il pilota piemontese doveva cedere la leadership. Sotto alla bandiera a scacchi, Liberati chiudeva davanti a Necchi, Liang e Pellegrinelli. Gara 2 della classe Super GT Cup si interrompeva anticipatamente per un incidente nel finale di gara. Al via, Desideri si portava al comando davanti a Costa, Liberati e Pellegrinelli, ma la leadership si invertiva al rientro in pista di tutte le vetture dopo il cambio pilota, con Nemoto subentrato a Costa, che si ritrovava al comando sfruttando il maggiore handicap tempo degli avversari, mentre Casai, succeduto a Desideri, precedeva Pellegrinelli. Ma al 21esimo giro il pilota dell'Imperiale Racing usciva ai cimini sbattendo contro le barriere di protezione, lasciando la terza piazza a Liang. L'incidente richiedeva l'ingresso della safety car e la successiva bandiera rossa da parte della direzione gara, che sanciva la chiusura anticipata delle ostilità e la vittoria di Nemoto Costa su Casai Desideri e Liang Liberati. Le due gare della classe GT Cup hanno registrato il successo di Lamborghini e Ferrari. In gara 1 Benvenuti, De Marchi hanno preceduto Carboni Durante e Sauto Zanardini, ma quest'ultimi si sono rifatti in gara 2, conquistando la loro prima vittoria stagionale davanti a Benvenuti, De Marchi e Trentin Palazzo. In GT4 si sono imposti in entrambe le gare Cerati Ghezzi, mentre nella Coppa Cayman l'assoluto dominatore del trofeo, il 16enne Riccardo Pera, ha conquistato altre due vittorie che portano a 6 trionfi su 8 gare disputate il suo bottino personale. Con tutte le classifiche ancora aperte, la serie tricolore scenderà in pista a Imola a fine settembre per il penultimo atto stagionale. Il quinto fine settimana di 7 della stagione 2016 dell'Italian F4 Championship Power by Abarth si disputa sull'autodromo di Vallelunga. Nonostante ci si trovi oltre la metà del campionato, le classifiche sono ancora tutte da decidere. Anche per questa ragione le tre gare si preannunciano interessanti e incerte, come lo sono da inizio stagione. Come sempre, le tre gare in programma attribuiscono punti per tutte le classifiche di campionato: assoluta, rookie trophy, woman trophy e team. Gara 1 e gara 2 hanno durata di 28 minuti più un giro, gara 3 dura 18 minuti più un giro. Si comincia dalle qualifiche. Dopo un weekend che lo ha visto sempre tra i primi sul circuito del Mugello, il rookie Yuri Vips si conferma a Vallelunga, dove fa segnare il miglior tempo nel primo turno di qualificazione in 1.34.499, ma anche nel secondo, dove scende a 1.34.278. Dietro di lui, in gara 1, scatta il compagno di squadra Prema Power Team Mick Schumacher, grazie al crono di 1.34.528. Seguono Raul Guzman, DR Formula, Diego Bertonelli, Bytech, Juan Manuel Correa, secondo nel Rookie Trophy, Artem Petrov, terzo tra i rookie, Giuliano Raucci, DEG Motorsport, Kusche Maini, BVM Racing, quarto tra i rookie, Devlin De Francesco e Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, quinto tra i rookie. Il secondo turno di qualificazioni, che determina l'ordine di partenza di gara 2, vede ancora una volta Mick Schumacher in prima fila dietro al compagno Yuri Vips. Terzo e quarto sono invece Giuliano Raucci e Kusche Maini, seguiti da Diego Bertonelli, dal leader del campionato Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Raul Guzman, Devlin De Francesco, Juan Manuel Correa e Simone Cunati. Sabato pomeriggio si corre gara 1 e, come più volte è successo in questa stagione, pochi minuti prima del via inizia a cadere la pioggia, a causa della quale il programma subisce un ritardo di oltre mezz'ora e la partenza viene data in regime di safety car.
Non appena questa rientra ai box, si capisce subito che la scelta delle gomme sarà determinante per il risultato della gara. Raul Guzman, DR Formula, e il compagno Artem Petrov fanno quella giusta montando gomme Rain e nell'arco di 3 giri dopo il rientro della safety car sono già primo e secondo con ampio margine di vantaggio su Mick Schumacher terzo. Proprio Guzman, Petrov, primo tra i rookie, e Schumacher, Prema Power Team, salgono sul podio assoluto, mentre al quarto e quinto posto chiudono i compagni del Prema Power Team Yuri Vips, secondo dei rookie, e Juan Manuel Correa, terzo dei rookie. Seguono Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Diego Bertonelli, Bytech, Giuliano Raucci, Devlin De Francesco, Mueke Motorsport, Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, quarto nel Rookie Trophy. A proposito di Rookie Trophy, dietro Cunati ci sono Giacomo Bianchi, Lorenzo Colombo, Leonard Hugenboom, Fabienne Woolwend, prima nelle Women Trophy e 17esima assoluta, Aldo Festante e Jaden Conwright. La lotta per la prima posizione di gara 2 si risolve in partenza, quando Mick Schumacher supera il proprio compagno di squadra, Prema Power Team, l'estone Yuri Vips, che ha un avvio lento a causa di un evidente pattinamento delle ruote posteriori e chiuderà in seconda piazza. Da quel momento il tedesco non lascia più la leadership fino alla bandiera a scacchi. Non lo disturba nemmeno l'ingresso della safety car, già al terzo giro a causa dell'uscita di pista ad alta velocità ma senza conseguenze di Devlin De Francesco, Mueke Motorsport. Al sesto giro, ancora in regime di safety car, Lorenzo Colombo rientra ai box per sostituire l'ala anteriore danneggiata. Sul terzo gradino del podio sale Giuliano Raucci, DEG Motorsport, mentre dal quarto posto arriva Diego Bertonelli, Bytech, seguito da Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Raul Guzman e Artem Petrov, DR Formula, Kush Maini, BVM Racing, Sebastian Fernandez, RB Racing. Chiude la top 10 Juan Manuel Correa. Per quello che riguarda il Rookie Trophy, prima posizione per Yuri Vips, davanti ad Artem Petrov, Kush Maini, Sebastian Fernandez e Juan Manuel Correa. Fabienne Woolwend è prima nel Women Trophy e 24esima assoluta. Una nota a parte la merita lo spettacolo regalato da Raul Guzman e Kush Maini in lotta per la sesta posizione. Alla meglio il primo, mentre Maini, a causa di un leggero contatto di gara con Guzman, che lo rallenta, deve cedere anche ad Artem Petrov. Ed eccoci a gara 3. Allo spegnersi delle luci rosse, il vincitore di gara 1, Raul Guzman, DR Formula, rimane fermo in griglia e viene urtato dall'incolpevole Joao Vieira, Antonelli Motorsport, il quale a sua volta coinvolge Marino Sato, Vincenzo Sospiri Racing. Piloti lesi e gara 3 che vede subito l'ingresso della safety car che rientra in pit lane quando mancano circa 6 minuti su 18 al termine della corsa. Se Juan Manuel Correa, Prema Power Team, scattato dalla pole in virtù della inversione dei primi 10 di gara 2, va a vincere controllando il ritmo, dietro è grande bagarre. Il più attivo è il compagno di Correa, Mick Schumacher, che supera subito Yuri Vips alla fine del 14esimo giro a causa di un errore al giro 6, fino a chiudere al secondo posto. Terzo è invece l'indiano Kush Maini, BVM Racing, che non solo ottiene il secondo posto nel Rookie Trophy, ma sale per la prima volta sul podio. Seguono Sebastian Fernandez, terzo tra i rookie, Artem Petrov, DR Formula, quarto tra i rookie, Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Diego Bertonelli, Bytech, Giacomo Alte, Bytech, quinto tra i rookie, Giuliano Raucci, DEG Motorsport e Job Van Uytet, Jenser Motorsport. Fabienne Woolwend si conferma prima nel Women Trophy e chiude al 19esimo posto. Il prossimo appuntamento, sesto e penultimo della stagione 2016 con l'Italian F4 Championship, è per il 23, 24, 25 di settembre sul circuito di Imola. Hanno regalato spettacolo e fascino gli 8 km della 21esima Lima Betone Storica, Trofeo Fabio Danti e Coppa Mauro Nesti, la competizione toscana organizzata dalla Beti Racing sulla montagna pistoiese e valida quale 8° appuntamento del campionato italiano velocità salita auto storiche. Un weekend tra bei panorami incorniciati da vegetazione lussureggiante su un tracciato considerato tra i più impegnativi in assoluto.
Miglior tempo in assoluto quello ottenuto dal fiorentino Stefano Peroni sulla Osella PA8 con motore BMW di terzo raggruppamento. Il driver e preparatore del Team Italia, che ha sbaragliato la concorrenza sin dalle prove, poi in gara, ha addirittura aggiustato il tiro con alcune regolazioni sulla biposto. Sono felicissimo del risultato, non me l'aspettavo, è venuto tutto inaspettato, sia dalle prove di ieri che la gara, sono contentissimo. La differenza alla Lima dalla partenza all'arrivo, non c'è un tratto, è tutta insidiosa e niente, bisogna darci dentro dalla partenza all'arrivo. Secondo tempo in ordine generale per il vincitore del quarto raggruppamento Simone Di Fulvio su Osella PA990 BMW con motore da 2000 cc. Il pilota abruzzese forse mirava più in alto nell'ordine generale dei tempi, ma il successo di categoria rilancia decisamente l'alfiere della Bologna Squadra Corse nella classifica tricolore. Oggi cercavamo un tempo sicuramente un po' più basso di quello che è uscito, ieri avevamo preso i giusti riferimenti per poter fare meglio, però purtroppo abbiamo sofferto un po' di surriscaldamento di gomme che non ci ha permesso di andare oltre il secondo posto. Sì, la strada è sicuramente una tra le più insidiose, fortunatamente quest'anno abbiamo anche un tracciato quasi rifatto all'80%, quindi sicuramente merita rispetto a tante altre gare. Terzo tempo e secondo in quarto raggruppamento per il senese Uberto Bonucci su una Osella PA990 BMW che non ha mai girato al meglio durante il weekend malgrado i tentativi di intervento del team, ma il bravo driver non ha mai mollato e ha guadagnato preziosi punti tricolori. Appena sotto l'ideale podio, con il secondo posto in terzo raggruppamento, Alessio Pacini su Fiat X19 si è confermato grande protagonista della gara di casa, dove è stato imprendibile dopo che il preparatore pistoiese ha risolto qualche problema ed ottimizzato i rapporti al cambio sulla vettura in versione Silhouette. Sul podio di raggruppamento, con successo in classe GT oltre 2005, il milanese Giorgio Tessore, il portacolori del Racing Club 19, che ha comunque chiesto il massimo alla Porsche 911. Mentre ha completato la top 5 dei tempi di gara, salendo sul terzo gradino del podio di quarto raggruppamento, il milanese Andrea Pezzini per la prima volta alla Betone, dove ha avuto il privilegio di debuttare sulla Lucchini 88 SN, che fu del grande ed indimenticabile campione della montagna pistoiese Fabio Danti. Sì, devo dirti che c'era una grandissima emozione per aver portato questa vettura dopo più di 20 anni, guidata dal mitico Fabio qui a casa sua, e poi abbiamo avuto una serie di problemi tecnici, abbiamo cercato di migliorare la rapportatura del cambio, ma con la nuova rapportatura il cambio non funzionava ad hoc, quindi abbiamo dovuto mezz'ora prima della partenza sostituire gli ingranaggi di nuovamente, quindi questo ha compromesso un po', diciamo, ha creato un po' di agitazione, ecco. Io credo che la toccatina sul misto qua sotto prima dell'arrivo sia frutto, e anche innumerevoli errori sotto, proprio di questo. Comunque sono contento, volevo far bene, purtroppo quando cerchi di far bene questo può succedere, fa parte del gioco. Sono comunque contento, insomma, è una stupidata, la sistemiamo e anche questi punti sono importanti. Sorpresa tra le monoposto di quinto raggruppamento con pronostico rispettato e l'affermazione del lucchese Ferruccio Torre, che al rientro in gara e al debutto con la bella Reynard 893 con motore Alfa Romeo del 1989 ha subito dettato il ritmo. Secondo tempo e punti preziosi per il leader tricolore Antonio Angiolani, il marchigiano con la March 783 F3 allunga in vetta la categoria, terza piazza e nuovi punti per l'umbro di Gubbio Aldo Panfili, molto soddisfatto della sua corsa sulla Formula Italia. Sfortuna per Alessandro Trentini, fermo in prova per una toccata con la Dallara F3, poi in gara anche Gina Colotto è stata costretta alla resa con la Formula Abarth.
bella e decisa vittoria in secondo raggruppamento, non solo tra le auto coperte, per l'emiliano Giuliano Palmieri su Porsche Carrera, che malgrado un fastidioso mal di schiena è riuscito a trovare la giusta concentrazione per chiedere il massimo alla Supercar di Stoccarda, aggiudicandosi la classe GTS oltre 2005. Questa gara qua per me era la chiave di volta, in quanto ero già in testa e il mio avversario ieri purtroppo, e mi dispiace tanto per lui, penso che sia rotto il cambio differenziale, adesso non lo so, però non ha potuto partecipare e quindi per me era gioco forza, fare la gara in tranquillità cercando di fare il miglior risultato, quindi è arrivato un primo posto di classe di raggruppamento, quindi sono molto soddisfatto. Seconda piazza e primo tra le biposto per Marco Buffoni sulla AMS Sport 1000G5 con motore Dallara, con cui il driver ligure è ancora in fase di affiatamento. Successo in classe TC2000 e terzo di raggruppamento per un altro tenace emiliano come Fosco Zambelli, sempre incisivo con l'Alfa Romeo GT AM, a cui è mancata la parte finale del duello con Salvatore Asta, fermo sul finale con la BMW 2002 per un problema all'acceleratore. Oggi abbiamo avuto qualche problemino di messa a punto, la gara è stata comunque proficua, è andata bene perché non ho fatto un cattivo tempo, ma sinceramente speravo di più, speravo meglio, è andata così e va bene così. Appena sotto al podio Giorgio Failli, secondo di classe GTS oltre 2005 con la Porsche Carrera, mentre ha completato la top 5 di categoria con il successo in TC700 Riccardo da Frassini con la Fiat Giannini. In primo raggruppamento, alle spalle di Tiberio Nocentini e la Chevron, il bolognese Vittorio Mandelli ha siglato il secondo tempo con la Jaguar E-Type. Malgrado qualche noia alla frizione, l'esperto driver ha condotto una salita perfetta. Nocentini ha colto un altro importante successo che gli permette di allungare le mani anche sul titolo 2016. Il fiorentino è stato ottimo interprete dell'impegnativo tracciato. Sono molto contento, la gara è bellissima, è secondo me la più tecnica di tutto l'anno, di tutto il campionato e credo che insomma sia una bella prestazione. Terza piazza di gruppo per un altro emiliano della Bologna Squadra Corse, Alessandro Rinolfi, che ha centrato il successo pieno in classe T1003 con la Morris Mini Cooper S, auto perfetta come la guida dell'esperto pilota, che ha recriminato per un rallentamento a causa di una bandiera gialla nel finale. Ottimo tempo appena sotto al podio di gruppo per Franco Betti, vincitore di classe T2000 con la BMW 2002. Tra le auto moderne ha vinto Danny Zardo su Lancia Y di gruppo E2SH. L'esperto driver trevigiano ha provato per la prima volta la Silhouette con motore Suzuki da 1300 cm3 con l'obiettivo di sviluppare la Silhouette per le salite e ha stravolto ogni pronostico della vigilia mettendo in riga, con l'esperienza e la tenacia che lo contraddistinguono, vetture ben più accreditate. Secondo posto per il reatino, protagonista del CVM, Graziano Buttoletti sulla Dallara F310F3, con cui il portacolori ARCN Forze Polizia prende sempre più confidenza. Terzo tempo per Fabrizio Bonacchi sulla monoposto Gloria di classe 1000, davanti all'esperto preparatore Giuliano Peroni sulla Lucchini BMW di gruppo E2SC. Addirittura d'arrivo, rush finale, velocissimi, solo il tempo di salutarvi e di darvi appuntamento per la prossima puntata di Toscana TV Motori. Sarà la numero 30, non mancate. Un cordiale saluto a tutti.